Non sempre sostituire un SSD può risolvere il problema a un computer. Perché dico questo? Lo vediamo subito dopo la sigla. Modello di Samsung NP300E5C. Quando si ha un processore Intel Celeron V820 Core 2 Duo da 1,70 GHz, 1,70 GHz. come fai a mettere un SSD? Che sì, va bene, va veloce perché lo sostituisci un hard disk meccanico e il computer è più performante, ma con questo computer qua, a parte le temperature che sono altissime, 80-90 gradi, e sicuramente la pasta dinamica va cambiata e può comportare anche un rallentamento del computer perché la CPU fa fatica. Cioè, fa fatica, il computer fa fatica. Lo vedo anche delle prestazioni che la CPU va al 100% perché non è idonea per andare né su internet e neanche fare, ma manco Word 97 gira bene. Cioè, solamente un GHz 50 se lo prende Windows a riposo, quasi. Stiamo là. E il resto? Ai programmi? Cosa fanno i programmi con 200 MHz? Sì, ok, il computer riesce a gestire, ma per quello che va lento, perché il processore è lento. 1,70 GHz non servono più a niente. Allora ho scaricato CPU-Z e ho visto che è una CPU RPGA, P di Palermo. Quindi ho capito che è un processore che posso staccare dal socket e sostituire con un altro di quelli piedinati. Se fosse stato BGA non potevo fare nulla perché è una CPU saldata. Poi con CPU-Z posso anche vedere il modello del BIOS. Già aver messo il modello del BIOS su Google mi dice che ci sono questi computer qua che montano un processore Intel Core i5 3210 con numero di core 2, numero di thread 4, frequenza base processore 250 GHz con turbo boost a 3,10 GHz, consuma 35 W ed ha una scheda grafica Intel HD 4000 di terza generazione. Siamo sicuri però che questo link qui è un link dove dicono informazioni giuste? Sì, ok, abbiamo il modello del BIOS, abbiamo il SOD Bridge HM70 come il nostro, abbiamo lo stesso socket e abbiamo anche lo stesso modello di computer. E dove dice che monta un i5 3210M, e questo qui ce l'ho in casa, quindi lo posso anche montare per provarlo. Però se vado su Google e scrivo CPU compatibili con HM70 e apro questo link, mi dice che i processori supportati sono tutti questi qua nella lista, però vedete ci sono questi flag verdi e questi flag gialli. Nei gialli dice che se si mette un i5-2410M, un i5-2520M, c'è il rischio che il computer si può spegnere ogni circa 30 minuti. Se noi invece andiamo a mettere questi processori, sono stati testati e perfettamente funzionanti. Nella lista il migliore è il 2030M, che se vado su eBay neanche per il cazzo ne trovo uno, ma se vado a prendere quello inferiore, che la differenza è solamente di 100 MHz, abbiamo questo 2020M a 2,40 GHz che l'ho comprato su Super Plus e devo aspettare che mi arrivi per provarlo. Intanto andiamo a vedere se effettivamente questo Intel Core i5 3210M funziona o mi dà problemi. Facciamo dei test. Il lavoro di oggi cosa consiste? Andare a cambiare il processore, la prima cosa, sistemare la cerniera, perché la cerniera di questo computer qua, guardate come fa, sa Dio come mantiene ancora, anzi già qua si vede che facendo così ci sono le viti che sono staccate all'interno. E ovviamente anche una pulizia generale. Quindi ci divertiremo a smontare questo computer e a vedere le differenze che ci saranno. Qui vediamo il B820 installato che ora sta lavorando a ben 1,68 GHz, quasi al massimo, con un 53% di utilizzo, con CPU-Z e core temp aperti. Attualmente la temperatura vabbè è di 80 gradi, e che è tantissimo, con un minimo di 50 e un massimo di 90, che comunque è tantissimo perché l'ha raggiunti aprendo solamente un video su YouTube. Adesso sto facendo un attimo una prova con YouTube e tengo una risoluzione a 1440, sinceramente va troppo lento. Adesso lo abbasso a 1080p e vediamo se il video comunque è fluido, anche se già da qua si vede che fa fatica a partire, eppure internet qui va benissimo, ma non sta andando. Ecco, sì, cioè si blocca a 1080 e già questo qua non va bene perché comunque vedere un video in Full HD è anche buono, ce lo dovrebbe fare questo computer, ma in realtà si blocca. Problema di wifi non è perché comunque è caricato il buffering, quindi niente. Vabbè, dai, questa è una prova così, giusto per capire un attimo anche la CPU come lavora. Voglio andare a vedere un attimo i gradi a quanto ammontano in questo momento perché tengo un video aperto. Queste qua sono le temperature adesso aperte, 91 gradi, 85, 88, 87 e ci vedo giù in esecuzione questo qua, eh.
Allora, ovviamente tolgo tutte le viti che ci sono sotto, tutte, tutte. Allora, l'hard disk, vabbè, tolte le viti, lo possiamo rimuovere. E già che questo flat qua, prima che si rompa, lo vado a staccare. Ok, vediamo un po' qua. Perfetto. Mio Dio, cosa c'è qua? Guarda la polvere che c'è all'interno, va? Guarda qua. Per invece togliere il processore, basta togliere queste quattro viti e andiamo a vedere anche la condizione della pasta termica, perché secondo me qua la pasta termica non la vedo tanto bella, eh. Allora, guarda la polvere che c'è qua, va? La pasta termica qua è secca. Vediamo invece qua la ventola com'è. Beh, non è che era proprio sporca, eh. Certo, questa qui è una specie di spugnetta che col calore si è sgretolata. E questa qua, secondo me, è tutta la spugnetta che stava qua sopra, che col calore si è sgretolata, è andata a finire a sporcare la ventola. Perché in sé per sé, secondo me, il computer non stava in un posto dove prendeva tanta polvere. Quindi questa qua è facile anche da pulire, anche con uno spazzolino senza usare il compressore. Però un po' di sporcizia c'era, eh. Queste cose qui possono anche rovinare i cuscinetti delle ventole. Adesso la ventola è bella pulita, quindi tranquillamente la possiamo rimontare. Questo qui è il momento più bello, che finalmente andiamo a togliere l'Intel Celeron e mettiamo questo Intel Core i5. Perché non entra? Piedini storti, vero? Adesso un piedino si è schiacciato, quindi sono entrati tutti, quindi lo possiamo rimettere. Mortaccio. Ok, perfetto. CPU montata. Applichiamo la pasta termica, puliamo bene bene il dissipatore, mettiamo la ventola, mettiamo il tutto e mi raccomando, gradualmente a X stringiamo le viti. Tutto sommato questo computer non è proprio malvagio, perché è bastato togliere solamente tutte le viti che c'erano sotto, togliere il lettore DVD che si sfila, togliere l'hard disk, togli il coperchio e arrivi, diciamo, alla parte cruciale. La batteria a tampone, ovviamente la batteria a tampone, se non stacchi la scheda madre non ci puoi arrivare perché qui è assente. Va bene, è un ha i suoi pro e ha i suoi contro. Ha una RAM da 4 giga, ne puoi mettere un'altra da 4, addirittura da 8 per portarlo a 12 giga di RAM. Adesso diciamo che questo computer io lo promuovo perché è facile da smontare, come l'HP ProBook che ho cambiato il processore, ho messo la RAM a 8 giga, ho messo l'SSD Link che adesso sta uscendo qua sopra. Adesso non mi resta che andare a controllare le cerniere, perché le cerniere fino adesso stavano lì, perché praticamente su questa parte della scocca, questa e questa qua e questa, c'è un punto di una vite che va a tenere, che va proprio ad avvitarsi sulla cerniera. La cosa bella è che la cerniera ha questi due gancetti qua che la scocca avvita là sopra, ed è per quel motivo che ancora non cedeva. E questi due punti invece sono guasti da come si vede qua, e quindi devo andare a usare un po' di colla e a vedere se riesco a sistemare. Purtroppo, come vedete, è spaccata la scocca e queste sono le quattro viti con filetto venute via. Questo lato di scocca è distrutto e questo invece sta messo meglio. Vorrei mettere il bicomponente, ma ora cerco di arrangiarmi con questo tipo di attack e ci infilo i datini filettati. Rinforzo con un altro po' di colla e chiudo. Guardate come la cerniera è lenta, ma ormai la lascio così, fa niente. Chiudo, metto le viti ed ecco il lavoro finale da questa parte. Ma da questo lato stesso lavoro, ma con speranza che mantiene, perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Questa è una scena invece registrata il giorno dopo per vedere un attimo le condizioni e per vedere se il lavoro è uscito bene. Tutto sommato diciamo che va bene, dai. Allora, siccome questo computer qua non è proprio tanto difficile da smontare, intanto ci ho messo lì l'attack, ci ho messo lì le viti, tanto abbiamo le due viti centrali che tengono la scocca per far sì che comunque il computer sia usabile. E siccome, ripeto, è facile da aprire, adesso lasciamo l'attack, vediamo come mantiene. Poi, ovviamente, chi lo usa gli dirò: ascolta, vuoi un attimo che ti metti una vite passante? Al massimo, se ti dà fastidio, vedi uno stampino.
Comunque, se volete vedere un video dove vado a mettere una vite passante, adesso qui sopra sullo schermo sta uscendo un video, un link di una riparazione che ho fatto a Domenico, la quale, diciamo, era quasi lo stesso computer, forse era Samsung, forse era anche lo stesso modello, che comunque la maggior parte di questi computer qua hanno sempre il problema delle genere che si spaccano. Basta mettere una vite passante e il problema è risolto. Ovviamente è anche più stabile e non si guasta. Adesso questo qua è solamente un esperimento, giusto per vedere la durata. Tanto se vi iscrivete al canale, se mi seguite, insomma, rimarremo sempre aggiornati. Questi due viti che adesso sto mettendo qua ai lati, una stringono bene bene forte, sono le viti che vanno direttamente sulla cerniera, quindi prendono scocca e cerniera, quindi queste qua se le stringo bene già il computer posso vedere se si apre. Ok, il gioco ce l'ha come prima, perché sono un po' sciancate, ma non forte come prima, vedi? Ce l'ha di meno. Mi è venuta la brillante idea di aprire la cornice del computer. Ci sono queste due viti qua che erano lente e anche queste due viti qua erano lente. Adesso il display non ha più nessun gioco. Questo gioco qui è normale, ma non come prima. È normale che fa così. Quindi perfetto, ho sistemato anche la cornice del computer. E c'è un piccolo problema. Dopo aver cambiato la CPU non l'ho provato il computer, non l'ho acceso. L'ho richiuso e io spero che funziona. Quindi so che con F2 si entra nel BIOS, quindi se parte entro già direttamente nel BIOS. Sì, funziona e ce l'abbiamo fatta. Ho notato anche che la ventola è abbastanza silenziosa, perché ovviamente ci ho cambiato la pasta termica, ci ho messo la MX4, che secondo me è una delle migliori. Adesso farà l'avvio di Windows, andiamo un attimo a vedere le temperature e vediamo un attimo come lavora il computer. Non sempre mettendo l'SSD un computer ringiovanisce. Sì, ringiovanisce fino a un certo punto, ma se c'è il processore che ti fa da collo di bottiglia, dai, 1,70 GB, siamo perché va lento ad avviarsi. Voglio fare un attimo una prova con la CPU nuova, i5-1440. Prima non partiva proprio il video, si bloccava. Adesso vediamo se mettiamo anche a tutto schermo, che entra subito senza fatica. Il video apparentemente sembra andare fluido, guardate che va fluido. Sì, come caricamento a posto. Chiudiamo sta notifica che non serve a niente. Questo qua è un video che sta girando 1440p e sinceramente non si sta bloccando e sta andando davvero bene. Con il programma aperto, il video che scorre. Adesso sta a 70 gradi, mettiamo tutto schermo un attimo, perché tanto alla fine la cosa più pesante quando uno usa il computer è andare a vedere un video in 1440, perché per il resto andare su internet, aprire siti web, non è che c'è chissà che cosa, Sì, 72 gradi è arrivato, 72 gradi massimo, adesso sta a 70-69, però ci sta, Me ne sono accorto che in processori logici c'è scritto 2. Dovrebbe esserci scritto 4, se c'è scritto 4 le prestazioni del computer migliorano con l'hyper threading attivo, quindi bisogna riavviare il computer ed entrare nel BIOS. In questo caso si attiva premendo il tasto F2, andiamo su Advance, Hyper Threading, Disable, Enable, Exit, Save, Yes. Adesso abbiamo processori logici 4 anziché 2 e le prestazioni dell'Intel Core i5-3210M sono migliorate. Avete visto quanti kernel power ci sono? È un evento molto critico, infatti lo dice. Ogni volta che succede questo evento il computer si spegne di botto perché questa CPU non è compatibile al 100%. Vuol dire che ogni 30 minuti il computer si spegne e non possiamo fare più niente. Per risolvere il problema devi andare a cambiare il sound bridge, ma come fai a cambiare il sound bridge se è saldato sul computer? È un'operazione che io non posso fare, però siccome devo portare un video che deve essere alla portata di tutti, vi dico che dovete fare la ricerca corretta, come l'ho fatta vedere prima, che bisogna mettere o un 2020M o un 2030M. Il 2030M su eBay non c'era, ma mi è arrivato il 2020M, che a differenza del 2030M, che è il maggior processore che posso mettere qua sopra, che è 250 GHz, ci vado a mettere il 240 GHz. Certo, il 240 GHz è molto meglio di 1,70, che sarebbe questa merdata qua. Quindi adesso andiamo a vedere come funziona l'Intel Pentium 2020M 240 GHz, che dovrebbe essere molto meglio dell'1,70. Una cosa importante che vi vorrei dire è perché succedono questi blocchi. Il produttore ha imposto un blocco nell'M del dispositivo al microcode. Quindi questi chipset HM70 sono stati progettati per non far funzionare né 3, né 5 e né 7. Quindi a volte questi upgrade non si possono fare. Però almeno mettiamo su 240 e vediamo che succede.
Il video sta girando 1440, Intel Pentium 2020M a 240 GHz, sta da 21 minuti e 56, quindi ancora dobbiamo vedere se supera i 30 minuti, i 35, anche 40 minuti, e il video sta andando in 1440, e anche a tutto schermo comunque va benissimo. Se invece lo mettiamo in Full HD, non c'è bisogno neanche di metterlo, perché se va a 1440 va decisamente anche bene in Full HD, senza nessun problema. Top, perfetto. I gradi sono 52-56 gradi, quindi siamo a posto, dai. Il computer da 4 minuti e mezzo che è acceso ancora non significa niente, quindi vi farò vedere a fine video questo timer che sta andando fino a anche un'ora. Questo è il secondo ciclo che sto facendo. Queste sono le caratteristiche, tolgo lo zoom e mi vado a sedere, così almeno ci possiamo salutare prima di farvi vedere che il computer supera di gran lunga la mezz'ora, l'ora, senza mai spegnere, con il 2020M a 240 GHz. I video in 1440 vanno bene, in Full HD ovviamente vanno bene, quindi quello lì più superiore va, però l'Intel Management Engine rifiuta questi processori i3 e i5. Purtroppo il produttore ha deciso di fare sta boiata su questi computer, però se la poteva anche risparmiare, secondo me. Quindi va bene, un upgrade comunque è stato fatto, è stato anche sistemato il computer. E in descrizione vi lascio alcuni link dove si discute di questo problema, se volete approfondire un po' la situazione, volete fare anche un po' voi di esperienza. Quindi adesso vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi ai canali che lascio in descrizione, e ci sono anche altri link utili. E che vi devo dire? Adesso vedete l'immagine che il computer è stato acceso più di un'ora. Ciao! Thank you.